Allora, la questione del riciclaggio e del riutilizzo dell'esistente credo che oggi ritorni sulla scena da un passato nel quale è stata dimenticata, censurata anche dal movimento moderno, con forse un unico carattere di vera novità, che è quello del convergere di una serie di interessi da parte appunto di costruttori, di chi si occupa del ruolo dell'architetto oggi, piuttosto che di Legambiente. Vediamo che anche il governo si muove in questa direzione e ancora più importante il mondo della ricerca ragiona su questo, il mondo dell'accademia, quindi c'è un insieme di forze che convergono su questa questione, quindi sicuramente una grande opportunità per fare di questa strategia un vero motore economico, ma anche di riflessione sulla città, sul suo modo di trasformarsi in termini di vero e proprio metabolismo urbano. Credo però che ci sia un elemento di criticità molto evidente in questo concetto di ritorno, o meglio nel ritorno di questo concetto dal passato, della stratificazione, via dicendo, della città su se stessa, che è quello necessario coinvolgimento della società. In questi ultimi anni si è insistito molto sul concetto di nuovo, non nuovo in termini di linguaggio, non architettura veramente contemporanea, ma architettura nuova da utilizzare, mai utilizzata. Penso a tutte le palazzine d'appartamenti oggi invendute. Ora ci troviamo nella posizione di invece convincere la società della necessità di tornare sul vecchio. Questo è già nella cultura contemporanea, è già un carattere della cultura contemporanea, se pensiamo alla moda piuttosto che alla musica e via dicendo, mentre sembra molto più complicato, appunto perché vari interessi trasversali hanno insistito sul valore del nuovo, della costruzione ex novo, poter affermare questo valore dell'esistente in architettura. Ci sono altri tre appunti che vorrei sottolineare rispetto a questo tema che ormai sta diventando centrale nella cultura e nella critica architettonica, che sono la necessità di riflettere su quale tipo di modernità si mette in campo nel momento in cui si riutilizza l'esistente. È chiaro che è una modernità non più eroica, non più così entusiasta del progresso, che chiaramente la questione ecologica ci ha dimostrato avere dei vizi e delle virtù, ma si tratta di una modernità che forse inizia a tornare a convivere con scene in progress, in fieri, non concluse. Penso appunto al Palais di Tokyo di Lacatone Vassal, che fanno del pauperismo, di una non lingua, una nuova lingua architettonica, ovvero la scena all'interno di questo edificio preesistente viene non recuperato, solo messa in uso e sembra di entrare in un cantiere mai finito. Tutto questo al di là appunto della ricerca linguistica, perché io credo che sia una vera e propria affermazione linguistica quella che lo studio francese sta portando avanti. Sì, è interessante, ma la cosa più importante è la capacità di questa macchina di produzione dell'arte di affermarsi nella città come pezzo della città stessa, ovvero il ventre dell'architettura è riuscita ad assorbire quella imprecisione, quell'in-progress continuo che sono le vere città. Sottolineo vere perché chiaramente in modo un po' polemico penso al modo con il quale invece continuiamo a recuperare le nostre città cercando di fissarle in un tempo a volte anche errato, nel senso che le stratificazioni sono così molteplici che è molto difficile dare una data alla città. Mi viene alla mente questo ragionamento di Diller e Scofidio su Venezia e quest'opera che misero in mostra alla Biennale appunto di Venezia, che si intitolava Città Catena ed era un filmato continuo che attraversava
Venezia o le Venezie che ci sono, meglio le Venezie che ci sono state costruite nel mondo, con una telecamera fissa all'interno di una gondola. Ora i veneziani più avvertiti riconoscevano con grande facilità la vera Venezia, ma c'erano dei punti di indecisione. Cosa ci volevano dire di Lerescofide lì? Che la città, quando si fossilizza, quando decide di imprimersi, di dichiarare una data molto precisa, quando riporta tutti i propri manufatti a un tempo zero, poi rischia di diventare una sorta di logo e quindi come tale esportabile ovunque come i marchi del Made in Italy. Un altro appunto è su quelli che sono gli spazi oggi del progetto. Chiaramente oggi assistiamo a una sorta di processo al progetto. È il progetto che spesso ha lasciato brandelli di senso di territorio. Su questi oggi possiamo tornare ad agire, forse dobbiamo tornare ad agire per evitare di consumare altro spazio, ma anche per dimostrare il ruolo dell'architettura, che deve appunto essere in grado di costruire architettura anche dove nell'ultimo dei luoghi, nell'ultima delle terre possibili, appunto nel ritaglio. Come ultima battuta, per sottolineare quella che credo sia ancora l'emergenza all'interno delle nostre città, che è quella città privata che si è fatta da sola, ha enunciato spesso la non necessità del progetto architettonico, spesso votato al progetto dei cosiddetti fatti urbani, appunto facendo perno sull'investimento pubblico. Allora oggi credo che questa questione del restauro, del riciclaggio, via dicendo, sia un'opportunità per parlare alla società, per convincerla della necessità culturale dell'architettura e per far sì che diventi un bisogno primario del singolo, che è poi quello che per massa definisce veramente le nostre, o in gran parte le nostre città.